Anche le app possono essere utili strumenti nella lotta contro la pandemia, decine quelle allo studio, presentata ieri la squadra di 74 esperti del Ministero dell'Innovazione che dovranno valutare la strada da scegliere. Monitorare a distanza lo stato di salute, tracciare i contatti di chi risulta positivo, isolarli organizzare servizi per dare priorità ad alcune fasce di popolazione e così via. Il ruolo delle app per contrastare l'epidemia è da tempo al centro di attenzione, esperienze e anche domande. 74 gli esperti di diritto, economia e tecnologie digitali chiamati a valutare le tantissime proposte già arrivate, cercando possibili soluzioni. Mentre alcune regioni già si sono mosse con Covid app in vario modo per fornire servizi personalizzati e monitorare la popolazione. In Lombardia si chiama. Cerca Covid presentato ieri, parte da un'app già esistente della Protezione Civile e invita i cittadini ad aderire in forma anonima, aggiornando i propri dati su salute, localizzazione, abitudini e così via, per contribuire, dice la Regione, a creare una mappa della diffusione del virus e modelli previsionali. Salvatore Sicca, docente di diritto privato, Università di Salerno. Tecnicamente non c'è dubbio che sia possibile, abbiamo solo una preoccupazione, che questo che è un sacrosanto intervento emergenziale non sia l'occasione per mettere da parte le principali garanzie. Quali paletti necessari? Chiarezza su chi raccoglie i dati e perché, sulla conservazione dei dati e in ogni caso un orizzonte temporale certo. Sonia Filippazzi, GR1.